Il turismo in Italia, prima dell'emergenza sanitaria da coronavirus, valeva 93 miliardi. È quanto emerge dal conto satellite del turismo dell'Istat relativo al 2017. In particolare il settore dell'alloggio e dei ristoranti e pubblici esercizi genera il 25,4% del valore aggiunto del turismo e l'utilizzo della casa di proprietà per motivi turistici il 28,7%. Il restante è ripartito principalmente tra le attività di trasporto, 8,1%, commercio al dettaglio di beni caratteristici del paese, 5,8% per shopping e altre attività non specifiche del turismo, 28,1%. La montagna conferma il suo appeal nei confronti delle scelte turistiche degli italiani. Il 25,6% pensa di trascorrere le proprie vacanze sulle alte vette, secondo quanto emerge da un sondaggio dell'Enit, che ha interrogato un campione di oltre 3.000 persone. Parola d'ordine, outdoor. Oltre la metà dei vacanzieri italiani, quest'estate sceglierà il mare, 59,8%, o comunque la vacanza naturalistica, 30%. Per il 23,2% il soggiorno estivo è motivo di esperienza culturale. Tra le altre motivazioni, la vacanza enogastronomica, 13,6%, e quella esperienziale del territorio, 11,2%, il turismo termale, 10,1%, sportivo, 6,9%, e d'avventura, 6,8%. Questo festino 2020 sarà il più globale nella storia dei festini di Palermo. Sarà il più globale perché sarà diffuso in tutto il mondo e sarà un'occasione per far sentire palermitani anche coloro che non conoscono Palermo, anche coloro che vivono in continenti lontani. Non c'era riuscita la peste a fermare Santa Rosalia, c'è riuscito il Covid. La pandemia impedirà a Palermo di festeggiare la sua santuzza. Il festino, che ogni anno a luglio fa riversare in strada migliaia di persone e turisti provenienti da ogni parte del mondo, non si farà. Per la prima volta dal 1943, niente spettacoli in strada. Ci sarà spazio solo per le funzioni religiose. Il 14 luglio, il Cassaro, una delle strade più antiche di Palermo, dovrà tacere. Niente assembramenti, niente sfilate. Un film sarà trasmesso su alcune emittenti televisive in contemporanea. E quest'anno, come poche altre volte nella storia, Palermo resterà sospesa, in attesa di poter tornare a festeggiare. L'Italia è una miniera di bellezze per i turisti che vengono a visitarla. Queste immagini si riferiscono alla Val d'Aosta, dove una gran quantità di paesi e località offriranno quest'estate ai visitatori la possibilità di fare sport all'aperto e di godere di impianti di prim'ordine. Madonna di Campiglio è una località ricca di storia. Francesco Giuseppe diede impulso alle attività turistiche del famoso centro sciistico. Laghi, valli, ruscelli, rifugi e sentieri di montagna daranno la possibilità a tutti di passare un'estate all'insegna delle attività sportive e naturistiche. Ma, lo ripetiamo, le vacanze in quota possono essere svolte in quasi tutta l'Italia, dal nord alla Sicilia, sull'Etna. Il nostro paese, infatti, ha una varietà di bellezze incomparabili.